Partecipazione alla diretta, ti ho mandato la richiesta. Ciao Eccoci, benvenuto Franco, come stai? Tutto Luca, bene? a posto? A parte gli arresti domiciliari siamo tutti a posto. Sì, questi sicuramente. Ti faccio subito questa domanda. Innanzitutto benvenuto nel canale Tutto Fantacalcio, Grazie a voi come che mi avete nostro. invitato. Ci mancherebbe, è sempre un piacere averti in diretta, Franco. Come Grazie. stai vivendo questa quarantena, questo riposo forzato, ecco, ormai da 2 mesi? Ma io te l'ho detto, siamo agli arresti domiciliari, quindi uno dice fare quarantena, ma io la chiamo arresti domiciliari. Comunque, la vivo come la vivono tutti quanti gli altri, sto a casa rispettando le regole, non uscendo, quindi sto purtroppo ogni tanto la mattina mi faccio qualche corsetta, un po' di bicicletta, quindi cerco di passare la giornata. La mattina passa, ma il pomeriggio poi è lunga, Eh perché sì, eh. il Eh pomeriggio sì. alle 8, all'ora di cena, diventa veramente faticoso, però sai, con la televisione, con un po' di giochi, qualcosa con mio figlio e con mia moglie, riusciamo ad arrivare anche a quello, a sopperire alla libertà che ci manca. Intanto ci saluta subito Marco Ferrante, dicendoti grande barone, è stato con noi ospite qualche giorno fa, lo salutiamo tantissimo. Marco, mi senti? Sì. Ok, perfetto. Inizio subito, Franco, a farti questa domanda. Che pensi riguardo alla ripresa del campionato di Serie A? Pensi che sia troppo presto oppure sia una decisione che ci riporta alla normalità? Ma guarda, ci sono troppe, ormai sono troppe indecisioni, no? Quindi io credo che bisogna far lasciare al governo decidere quello che loro pensano, prima di tutto riguardando la salute degli atleti e poi tutto il resto. È normale che ci siano le società che hanno bisogno, perché i diritti televisivi e gli introiti anche domenicali, quindi sicuramente hanno bisogno di ricominciare il campionato, però se ci sono tutti i presupposti per farlo, si può fare, ma se devi farlo così solo perché per dei soldi, credo che la salute venga prima. Questo senza ombra di dubbio, ma anche il fatto che possa riniziare sicuramente a porte chiuse. Non pensi che vada alla fine a essere eliminato il lato ludico del calcio, cioè quello che i tifosi riempiono gli stadi e possono sostenere le proprie squadre? Sì, non c'è dubbio, però sai, bisogna adeguarsi, perché i problemi in questo momento, la situazione è quella che è. Sicuramente non è solo in Italia, sono anche all'estero, negli altri campionati hanno giocato a porte chiuse, quindi è una cosa mondiale, quindi allora bisogna accettare. Ti ripeto, prima di tutto io metto davanti la salute e poi il resto. Certo, questo senza alcun No, dubbio. io non ho mai giocato a porte chiuse. Ma quando fai gol, con chi ti abbracci? Con chi esulti? Infatti, toglie quell'emozione, perché anche per un Toglie completamente. giocatore, ovviamente, andare sotto la curva per i propri tifosi è un'emozione grandissima. Se viene tolta quella, al di là della felicità del gol, ripeto, viene ad essere tolto il lato emozionante del calcio. Motivazioni, emozioni, quindi sicuramente questo qui si toglie. Però ripeto, è un momento particolare e bisogna accettare anche questo. C'è poco da fare. Vabbè, su questo siamo solo spettatori. Eh sì, Ci rimettiamo alla decisione altrui, questo è sicuramente. ci dobbiamo limitare a vedere le partite in televisione, quelle che ci fanno vedere, tutto lì. Esatto. Iniziamo un po' a ripercorrere la tua carriera, Franco. Tu hai iniziato chiaramente in casa a Lecce, nelle giovanili del Lecce, hai fatto il primo anno in Serie C a 16 anni. Cos'era quella Serie C degli anni 60? Com'era? Che emozione c'era? Io ho iniziato nel settore giovanile del Lecce, nel NAC, nel nuovo addestramento giovani calciatori, quindi quello che adesso si chiamano scuole calcio, no? Quindi Ok. esattamente, ho fatto tutta la trafila fino a quando poi non c'è stato uno sciopero della squadra titolare del Lecce, perché non venivano pagati. E noi che eravamo allora la Juniores, che adesso si chiama Primavera 1, Primavera 2, chiamatela come volete, però siamo stati 7-8 undicesimi portati in prima squadra, perché c'erano 3-4 riserve che avevano accettato di giocare. E quindi siamo stati catapultati tutti in prima squadra e siamo andati a giocare a Reggio Calabria. No, a Reggio Calabria praticamente era prima in classifica, poi la regina è andata in Serie B, quindi siamo andati lì da 18, 16 anni,
Il primo tempo vincevamo anche 1-0, quindi poi abbiamo perso 2-1 alla fine della partita. E quindi da lì è nata la mia storia, perché poi abbiamo fatto 3 gare, mancavano 3 gare alla fine del campionato, quindi allora era molto, molto diverso di quello che c'è adesso. Noi giocavamo anche sui campi senza erba, allora. Sì. In terra battuta. Poi abbiamo giocato a Reggio Calabria, c'era l'erba perché è un campo bellissimo. Poi a Lecce, a Carlo Pranzo, famoso, che adesso non esiste più, quindi campo in terra, abbiamo giocato in casa con la San Benedettese. E lì è stato, penso, il colpo di fortuna, me lo sono meritato probabilmente, perché quella partita lì, dall'altra parte c'era Eliani come allenatore, no? Io feci una gran partita e lui a fine gara venne negli spogliatoi e mi disse praticamente: fammi conoscere, voglio vedere questo piccoletto, dice, il numero 9, questo piccoletto numero 9 me lo volevi portare, io giocavo col 9 da centravanti allora. Dice, me lo vorrei portare a San Benedetto con me, no? E poi c'era allenato il mio allenatore, Adamo, e c'era anche Alfonso, l'altro allenatore della mia squadra. Disse, guarda che bisogna parlare con la società, noi non sappiamo. E infatti l'anno dopo lui mi volle, rimase a San Benedetto come allenatore e andai lì a San Benedettese. E da lì cominciò la mia strada, la mia lunga carriera a Torino. Però andai a San Benedetto a giocare in Cina. Esatto, infatti. Com'era il trasferimento da Lecce a San Benedetto del Tronto negli anni 60 a 16, a 17 anni praticamente? Avevo 16, no, non avevo ancora 17 anni. Ah, ok, eri ancora 16 anni. Allora c'era la maggiore età, quindi è diverso come adesso, mi ha 18, mi ha... c'era mio padre che praticamente doveva dare il benestare, no? Doveva dare l'ok. E io praticamente quando lì Lecce mi cedette alla San Benedettese, era un po' titubante mio padre, perché fui chiamato insieme a lui da Tiglio Adamo, tra la quale era mio allenatore del settore giovanile, e gli fece un discorso ben chiaro mio padre: guarda, è un'occasione unica che capita a tuo figlio, io secondo me è il momento che tu lo lasci andare via, tanto il momento di rientrare a casa c'è sempre, dice, no, certo. Vado a provare ad andare. E io nel frattempo lui convinse mio padre mi disse va bene, vai, eventualmente poi tornerai a casa. E io da lì partì col treno con lui mi accompagnò a San Benedettese, quindi mi fece fare tutto il contratto lui, tutto, e giocai quell'anno nella San Benedettese. Nella San Benedettese quell'anno feci molto bene, e nel frattempo, durante l'anno, mi chiamavano in prova delle società, no? La Serie B, il Bologna, il Torino. Poi Torino, la Juventus, il Milan, l'Inter, quindi... Sono andato in varie squadre, quindi a Mantova anche, mi ricordo bene, tra la quale ultima prova, io feci tante prove, l'ultima prova mi disse l'allenatore: guarda che c'è a Forlì una prova della Juventus, facciamo l'ultima prova, dice, fammi un favore. E gli disse: ministro, ma è tutto l'anno che vado in giro, sono stanco. No, dai, proviamo, la Juventus non si può dire di no. Va bene, partimmo, mi ricordo, la mattina molto presto, no? Ci si fermò a mangiare al ristorante e si arrivava poi a Forlì. Siamo arrivati a Forlì, mi ha fatto questa prova, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, venne una persona dietro, mi ricordo 2 o 3 gol così, no? Allora venne una persona, mi toccò e dice: guarda, basta, hai finito, vatti a fare la doccia. Dico, ma c'è qualcosa di strano? No, hai fatto già troppo bene, vai pure a farti la doccia. E questa persona era Luciano Moggia, già allora. Infatti. Era lui che era giovane come me, giovincello, che lavorava già per il settore giovanile della Juventus, per il Lazio, per le Marche, no? E poi la domenica mi mandò a vedere, perché tornammo con l'allenatore, con Eliani, sì. Tornammo a San Benedetto. La domenica giocammo San Benedettese Bari, campionato di Serie C, dalla quale io giocavo, mi mise titolare, vincemmo 1-0, feci il gol io, feci una gran bella partita. E poi da lì praticamente io devo dire anche questo: io pensavo, siccome
sono stato a Torino una ventina di giorni allenandomi a Torino col Toro, al vecchio Filadelfia. Sì. E allenatore seconda, l'allenatore primo era Paron Rocco, allenatore seconda era un certo Enzo Bearzot. Ecco, infatti. Cominciata l'affinità, l'amicizia tra me e il grande Enzo, il grande Vece. Perché lui mi allenò già allora nel Torino, fece due amichevoli, una ad Alessandria e una ad Asti, per vedermi, no? E lui, Certo. quando, durante l'anno, quando ci siamo rivisti, io pensavo di andare al Toro, avevo già scelto anche la camera per andare al Torino, quindi era in corso il Torino Emanuele, mi ricordo molto. Quindi c'era questo edificio grande. E a un certo punto sono tornato, ho fatto questa prova, eh? E sono andato al mare, in villeggiatura, finito il campionato a San Benedettese. Sono andato a casa. A un certo punto mio padre, ero al mare con i miei amici, al bar dove eravamo lì a fare, si frequentava lì a San Cataldo, così alla Sì. spiaggia di Lecce. Arriva una telefonata al bar lì, dove eravamo al mare, e disse: guarda, c'è tuo padre al telefono. Ho chiamato, mio padre mi chiamava, mi diceva: guarda che è arrivato un telegramma, convocazione a Torino. Dico: vabbè, aspetta, aprilo papà, no, per vedere com'è. Dice: arriva da Torino. Dico: va bene. Dico: ma apri, per vedere com'è. Apre, mi dice: guarda, c'è convocazione 9:30, Galleria San Federico, Juventus. Ma dai, lo scherzo, come Galleria San Federico? E c'è scritto Galleria San Federico, Juventus. Io chiamo il presidente della San Benedettese a San Benedetto, dico: senta, dico, ma non era colto? Dice: no, no, se vai sempre a Torino, ma Sulla sponda bianconera. dai, dico, va bene, dico, l'importante è andare, no? E sono andato lì, e da lì è nata la storia con la Bianconera, eh sì, eh sì. Però io Inizio. pensavo, nella mia testa c'era già il Toro, perché avevo scelto Eh l'Italia. beh, certo. Però poi dall'altra parte. E vedi, alla fine le cose non nascono mai per caso, ecco. No, 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 assolutamente. Inizio a farti qualche domanda dei nostri Sì. follower. La prima domanda che ti leggo è: il barone, perché questo soprannome? Perché per l'eleganza in campo e fuori dal campo. Erano due, uno mi chiamava il barone, l'altro Brasile. Uno era Vittorio Cinti, un giornalista della Stampa, che secondo lui era un barone in campo per l'eleganza e tutto il resto, Certo. per l'eleganza. E l'altro era il poeta che io chiamavo, era Vladimiro Caminiti, di Tutto Sport, insomma, una penna importante, tutti e due, perché anche Fulvio Cinti era lui. Vladimiro Caminiti, me lo ricordo ancora adesso, quando io arrivai a Torino, perché mi parlò, ci siamo conosciuti, perché io poi nella Juventus sono andato anche in prestito al Palermo, no? Reggio Calabria. Esatto, infatti un utente ci chiede anche Reggio dell'esperienza di Palermo. Calabria. Sono stato 2 anni, ho esordito nella Juventus e poi sono Sì. Eh andato, allora ti mandavano a fare le cosiddette ossa, no? sì, le ossa, esatto. Reggio Calabria B, con Armando Segato come allenatore, Franco Scoglio come preparatore atletico, c'era come recupero infortunati, e io da lì incominciai poi andare a Reggio Calabria. Andai l'anno dopo a Palermo con Di Bella, e Sì, lui, esatto. quando ho fatto la Serie A, quando io sono tornato poi a Torino, Vladimiro Caminiti, mentre io stavo salendo per andare sul Pullman, per andare a Villar de Rosa in ritiro, mi disse: minchia, hai lasciato la mia squadra per venire a Palermo per fare la riserva. E io gli disse a Vladimiro: guarda, Vladimiro, tu hai ragione, probabilmente io farò la riserva, ma la farò per poco, perché io prima o poi diventerò titolare qua. E infatti poi sono Eh sì, diventato, eh e sono partito sì. dalla riserva, al quale c'era il povero Armando Picchi. Sì. Proprio Armando Picchi mi fece entrare in una partita, mi ricordo, in Juventus-Milan. Perdevamo in casa 0-2, allora non c'era tutta la panchina lunga, c'era il dodicesimo e il tredicesimo giocatore, io il dodicesimo.
Però mi faceva giocare in Coppa, no? In Coppa. Allora c'era la Coppa delle Fiere, che noi siamo arrivati poi in finale con il Leeds, e lui mi fece giocare quella partita dicendomi: vai in campo, maestro, che da oggi non entri più. Perdevamo 1-0, quindi. E io dissi: va bene, viste, gli ultimi 10 minuti, perché allora c'era anche un calciomercato, che tu, sì. praticamente, io ero ottobre, novembre, se era gennaio tu devi andare via, no? Tranquillo. E io ero un predestinato per andare ancora in prestito, per andare a formarmi ancora. O lui mi disse: no, tu non vai da nessuna parte, 10 minuti li giochi e da oggi diventi titolare. Poi il giorno dopo, lunedì, combinazione, siccome lui faceva la vita da scapolo, la moglie viveva a Genova, e veniva a mangiare con noi, e veniva al ristorante insieme a noi, e lui era quel capotavolo, era vicino a lui. E disse: mister, lei ieri mi disse una frase che mi è rimasta, non ci ho dormito sopra, no? Dico, ma... mi disse: vai maestro in campo, che da oggi non entri più, e non esci più. Dico: ma a chi si riferiva? Me? Dice: no, io a un altro ho detto questa frase, che giocava all'Inter con me, che era giovane, che era Mariolino Corso. E questo, grazie mister del paragone, però lui ha avuto ragione, perché probabilmente è morto quell'anno stesso, perché ha avuto un problema, proprio un male incurabile, se n'è andato e non mi ha visto fare quella carriera, perché, e fu proprio a Mandobicchi da quella stagione lì. Non, poi sono rimasto a fare tutte le stagioni Eh sì, 11 anni. 11 anni a Torino, alla Juve. Sono arrivato a 16 anni e poi sono andato via a 31 anni, quindi, a parte quell'anno che sono stato via per il prestito di Reggio Calabria a Palermo, poi sono fatto tutta la trafila. Ti faccio questa riflessione. Tu hai avuto tantissimi allenatori nella tua carriera. Abbiamo citato Berzot, abbiamo citato Picchi, abbiamo citato Di Bella. Qual è, diciamo, tra i tanti allenatori che hai avuto? C'è anche Parola, Vispoli. Sì, ce ne sono tanti altri, assolutamente. C'è anche Trapattoni, ovviamente. Dico, tra tutti gli allenatori che hai avuto, qual è la persona che ha avuto un significato particolare? Non bisogna fare mai una classifica. Però Guarda, una io... persona che ti è rimasta nel cuore in assoluto. è troppo facile, invece, Berzot, c'è niente da dire. Gli altri vengono tutti dopo. Ma io con lui avevo un rapporto particolare, perché tu sai che poi io sono venuto a Udine, vivo ancora a Udine. Esatto. E la prima telefonata che io ricevetti quando sono venuto a Udine fu la sua. Mi disse: ciao Mona, vai nella mia città, vai a vedere a Torino, a quelli di Torino della Juve, perché lui era un torinista, tifoso del Toro, giocatore del Toro, quindi... e mi disse: fai vedere a quelli della Gebba, no? Che i Gobbi, sì. perché lì a Udine devi dimostrare di essere quello che sei stato a Torino nella Juventus e quello che sei stato nei mondiali con me, perché se tu fai quello che hai fatto questi anni, sei nei 22 il primo della lista a venire in Spagna con me. Poi infatti è venuto, io ho fatto 3 campionati all'Udinese, sono Sì. stato alla grandissima, sono ancora a Con Udine. Zico, tra l'altro. Beh, lui è arrivato dopo di me. L'ultimo anno L'ultimo che tu sei stato a Udine, hai giocato con lui. È stato lui a giocare con me, Scano. Sì, hai ragione. È vero. Grande è venuto. No, comunque ancora adesso io sono amico con lui. Sono stato anche in Brasile da poco, siamo stati insieme. E quindi prima che succedesse tutta questa pandemia anche in Brasile, quindi siamo stati insieme. E allora... Credo che sia stato, sono 3 anni importanti qui a Udine, ancora adesso sto qui, vivo a Udine, ho lavorato per l'Udinese tanti anni per la famiglia Pozzo, quindi ho smesso, ho fatto dirigente con loro, ho lavorato anche un po' di anni nell'Udinese Tifur, che avevano Sì. loro, e quindi da quest'anno non, sono libero, sono pensionato. Ok. Ci sta Non si sa benissimo. mai, c'è Dopo qualcosa che potrebbe anche tornare nella vita. certo, esatto, non si sa mai, No, anche perché ho benissimo. Fatto anche tanti anni a Sky, quindi allora è stato professionalmente, sono stato più di 10 anni a Sky, professionalmente sicuramente mi è servito tanto, perché sono dei professionisti veramente seri e che sanno fare il proprio lavoro. Ok, ti faccio questa domanda. Sì. Come mai non hai mai fatto l'allenatore?
avendo anche il patentino. Ma io ho il patentino UEFA, cioè il patentino UEFA, posso allenare tutto il mondo, il patentino del direttore sportivo, quindi, ma l'ho fatto per la mia cultura personale, quindi per accrescere la mia, sai, cultura, perché un conto giocare a calcio, un conto fare dirigente e fare allenatore, sono delle cose molto certo. differenti, perché uno dice finisco di giocare a calcio e faccio direttore sportivo, e no, ci sono delle regole da seguire, oppure dice faccio direttamente l'allenatore, no. Fare il direttore sportivo devi imparare appunto le noci, tutte le cose Certo. che ti portano a fare direttore e le regole della vita. Fare l'allenatore è convivere con 25-30 persone con caratteri diversi, mettere in campo una formazione, sai, oppure quando vai a fare una diretta TV devi saper parlare, devi saper dire Certo. determinate cose, spiegare alla gente come si schiera la squadra. Come un giocatore quando calcia, quando stoppa la palla, come devi Certo. spiegarglielo, perché sbaglia, perché indovina, il tiro in porta quando viene parato il portiere, quel tiro in porta se viene fatto con l'interno, col portiere, la gente vuole capire questo. Non puoi stare lì a fare la Esatto, telecronaca, certo. no, la gente se ne frega niente, la stanchi. Quindi, devi spiegare il gesto proprio, diciamo, la diretta come ce l'abbiamo noi, e poi era con me, con quello più anziano che ci conosceva, con quelli, aveva un gruppo particolare in quale lui aveva un colloquio diretto, quindi. Però io credo che il gruppo si è cimentato veramente, è diventato un gruppo coeso nel momento in cui abbiamo fatto quel famoso sciopero, no? Fatto. Difendendo due nostri compagni di squadra, Cabrini e Rossi, dalla quale furono scritte delle cose non veritiere. E da quel momento lì abbiamo preso la decisione di non parlare più, anzi di far parlare uno solo, che era il nostro capitano, Dino Zoff, che parlava già poco, anzi non parlava quasi mai. Quindi Esatto, infatti. abbiamo preso la decisione e in quel momento lì il gruppo si è ancora più fomentato, è diventato veramente un gruppo che ancora adesso, ti ripeto, abbiamo la nostra chat particolare, e se tu vedi abbiamo fatto anche un video per le favelas, per i ragazzi di Sì. Rio, di brasiliani, per quello che sta succedendo. È vero, è vero. Ti leggo questa affermazione di un follower che è veramente bella. Barone insegna ai giovani a crossare. Io guardandoti in TV da piccolo ho imparato a crossare e lo faccio benissimo. Ma guarda, io non è che posso insegnarlo, perché insegnare, fare la tecnica a parole o fuori qui, come siamo adesso connessi noi, è difficile. Bisogna andare in campo per spiegarglielo ai ragazzi. Mi sarebbe piaciuto veramente fare anche allenatore ai ragazzi, insegnare a crossare, ma fare. Però io ti dico questo, che tutte le volte, sia da quando ero alla Juventus, oppure quando sono andato all'Udinese, all'Inter, a Lecce, alla fine di ogni allenamento mi fermavo sempre quella mezz'ora, un'ora per fare tecnica individuale, per calciare in porta, per crossare. Facevamo
Io mi ricordo anche a Torino, io mi mettevo a fare calci d'angolo, i cross, punizioni, palla inattiva. E davanti a me, in centro dell'area, c'era parte, c'era Zoff, c'erano Alessandrelli, c'era Piloni, i portieri di allora. Però si fermava con me sia Bettega sia Anastasi, che purtroppo non c'è più, non è più con noi dietro. Quindi c'era Boninsegna, c'erano Gori, c'erano tutti gli attaccati, che si fermava praticamente io a crossare e loro a calciare in porta, a concludere di testa, di piede. Quindi, Certo. e stavamo ore, delle ore a fare questi allenamenti, a tirare i rigori, a tirare le punizioni. Io credo che sia solo una questione di allenamento. Questi fanno queste cose che facevo io. Io mi ricordo che anche qui, quando è arrivato Udine, Zico anche lui si fermava con me un'ora. Io, lui e Digno, Jugoslavo, quindi che allora capitano della ex Jugoslavia. Sì. Ci si fermava tutti quanti a fare gli allenamenti specifici sulle punizioni, rigori, calci d'angolo, falli laterali. Io mi ricordo che anche a Torino abbiamo fatto un gol sull'1-1, noi perdevamo ad Amsterdam 1-0 con la, questa è una specifica proprio stile con Claudio, su un fallo laterale che noi provavamo durante la Sì. settimana, no? Al limite dell'area di rigore. Io facevo la finta di andare da una parte e il pallone volevo col dito, gli facevo così a Claudio dall'altra parte. Invece La dall'altra. spinta a sinistra andava a destra e dall'altra parte io avevo non giocatori di poche cose, c'era un certo Rudy Kroll, c'era, cioè, insomma, che mi marcava e quindi abboccò come anche lui in quella finta, in quegli allenamenti che facevamo e io feci il gol dell'1-1 agli ultimi minuti. E lì poi ci portò a essere anche andare avanti, poi fummo eliminati in semifinale dall'Arsenal, però vedi, sono cose, le punizioni, i calci d'angoli, i cross che facevo io a Roberto Bettega, gli ho fatto qui, erano tutte cose che noi durante la settimana provavamo, Provavamo. non venivano lì per caso. Ecco perché io Certo. adesso vedo anche determinati che scrivono durante anche le partite, le robe. Dico, delle volte, no, quando si entra in campo e vedo questi iPad, questi fogli di carta, dico, ma durante la settimana? Ma cosa fate? Durante la settimana non ci si allena. Dico, cosa fa durante la settimana? Non so, è cambiato tutto, il mio calcio, sai, Cambiato. adesso è cambiato tutto, perché adesso vanno tutti su computerizzati, personal training, no? E cardio frequenzime, a fare allenamento. Io dico, ma adesso l'alimentazione, è cambiato tutto, il mio Certo. calcio di allora era tutto diverso, però tecnicamente io dico che allora eravamo molto bravi. Probabilmente Sì, eh. siamo meno veloci, ma non lo so. Se fossimo allenati come sono allenati adesso, quelli di allora, probabilmente tecnicamente dico, saremmo ancora più forti. Perché sai, adesso col personal training che abbiamo, sai, sono monitorati Certo. 24 ore, noi facevamo allenamenti molto diversi, però ci allenavamo. Non eravamo scarsi nella vecchia come corsa e poi tecnicamente io delle volte oggi quando sono qui a casa mi vedo la Rai che fanno vedere ancora delle partite dei mondiali del 78, dell'82, del 74. Sì, ripeto, Sì. eravamo un altro ritmo, però io ci sono delle giocate che dico, ma quando mi parlano sulla fascia che io rimangono, perché quando vedo il sottoscritto Bruno Conti, Claudio Sala, no? Oppure Beckham, tutti questi ex giocatori che giocavano, e dico, ma io sicuramente non ci sfiguravamo, anzi non sfiguravamo neanche adesso. Certo, Con gli certo. allenamenti, l'alimentazione e tutto quello che c'è adesso, sicuramente anche noi eravamo più allenati, avevamo Direi. qualcosa di più, potevamo fare tranquillamente, almeno come la penso io, e poi non lo so, c'è mai No, dire ma mai. sono i dati. Certo, però è ovvio che il calcio, soprattutto italiano, e parliamo della Serie A, che c'era negli anni 60, 70 e anche inizio 80, era un calcio Io ho diverso giocato fino rispetto a agli anni quello di 90, adesso. io ho giocato fino all'89-90, ho giocato, 89-90, infatti. sì, perché ho smesso a Trieste che mi A piaceva Trieste. divertirmi, alla Triestina. Ti faccio questa domanda di un nostro follower, un ricordo del grande Gaetano Scirea.
Beh, anche lì lo chiamavo il muto, anche lui. E lui giocava, ma parlava poco, però quando mi faceva parlare i piedi, quindi bastava guardarlo, grande guy, c'è niente da dire. Sicuramente è stato e rimarrà sempre il numero uno di quel ruolo lì, come persona, come uomo. Quindi io quando lui è arrivato a Torino, lui, Cabrini, Ragazzini, ero già lì. Quindi lui, gentile, gentile, quindi sono ragazzi che io l'ho visti crescere, Tardelli uguale, e quindi per me ero come un fratello maggiore, li ho sempre consigliati. E io Gai mi è rimasto sempre nel cuore. Io c'ho un particolare, nell'82, a partita finita, lui aveva la maglia numero 7, no? Io avevo la 15. Alla fine della partita, nello spogliatoio, siccome avevamo due maglie, no, alla fine del primo tempo ci si cambiava la maglia, ci si metteva l'altra, quello per sudare. E quella lì, sia la 15, io la 15 ero in panchina, sono entrato dopo. Lui con la 7 ce l'aveva lì, perché poi se l'è scambiata a fine partita con un giocatore, adesso non mi ricordo con chi, con quello tedeschi, no? E io avevo cambiato. Io sono entrato dentro e ho visto la maglia numero 7, dico, dai, dico, tu sai quanto ci tengo io al numero 7? Dico, ci scambiamo. E lui disse: a te non ti posso dire di no. Gli ha dato la sua maglia, che ha giocato il primo tempo, e io gli ho dato la mia. E ce l'ho ancora Bella. sì, ce l'ho in cornice, l'ho incorniciata, ed è qui con me. Eh sì, bellissimo È un ricordo, ricordo assolutamente. eccezionale, quindi questo di Gaetano Scirea. È vero, è vero. Tu hai giocato con tantissimi campioni, tu stesso ovviamente eri un campione. Con chi ti sei trovato meglio come compagno di squadra o anche come avversario? Con chi poi ti trovavi bene, magari in nazionale, anche se non ci hai giocato insieme? Un giocatore, uno, me ne basta uno, dove dici, lui è stato un mio grande amico anche nel calcio, sia giocandoci che anche fuori dal campo. Ma in nazionale oppure No, no, in anche di... generale, un giocatore, un giocatore. Io credo che Sergio Brio è ancora un mio amico, un grande, quindi Sergio di Lecce come me, anche lui è arrivato a 16 anni a Torino, l'ho visto crescere, e anzi, io credo che Sergio, ancora adesso ci sentiamo, ci vediamo quando siamo a Lecce, quindi credo che sia veramente un amico e come un fratello. Allora, ritorniamo al capitolo della nazionale. Io non l'ho vissuto direttamente perché avevo un anno, però ho visto le partite, ne hanno tutti sempre parlato. Quella nazionale del Mondiale del 1978. Che cosa è successo in quella partita, in quella semifinale, che alla fine vi ha tolto, che era uno squadrone quell'Italia. No, Era ma uno squadrone. guarda, noi vincevamo 1-0 il primo tempo, se ti ricordi. Vincevamo Sì. 1-0, alla fine del primo tempo è venuto Enzo Berzotto da me e mi ha detto: Franco, io ti voglio preservare perché sono sicuro di andare in finale, no? Per la finale. E io ho detto: mister, dico, ma aspetta 10 minuti, un quarto d'ora, dopo mi togli, no? Dice: no, no, dice, a me mi servi per la finale, dopo 10 minuti, un quarto d'ora tolgo anche Roberto Bettega perché voi due vi voglio freschi per la finale. Poi è successo quello che è successo e pazienza, c'è poco da fare. Poi quando ci siamo rivisti con calma negli anni seguenti, lui mi ha detto: guarda, l'ho fatto quell'errore, mi dispiace, ma ero convinto di essere in finale alla fine del primo tempo. E dico, io dicevo: caro Leccio, dico, che mi devi trovare scusa, ma volevo Infatti. uno vedere. Assolutamente, dico, mister, non c'è nessun problema. Eh sì. Un'altra partita strana, tra virgolette, perdonami questo termine, però un'altra partita strana è quando tu ritornasti poi a Lecce, il famoso Roma-Lecce dell'85-86, dove Come Lecce detto, già io ero in retrocesso panchina, vinse non 3-2. giocavo. Io non giocavo, ero No. in panchina con Sì. Fascetti, era Fascetti come allenatore, Allenatore. e me la ricordo, abbiamo vinto 3-2, anzi si è vinto 3-2 e lì perse il campionato la Roma. Ma non lo so cosa è successo sinceramente. Noi avevamo già È retrocesso. rimasta negli Io mi annales quella ricordo che partita. prima della partita ero con Bruno Coti, con Graziani, che io gli dissi: Bruno,
mi raccomando, Ciccio, su 2-0 fermatevi, no? Invece poi finiscono 2-0, ma non lo so, si sono fermati molto prima, si vede che avevano il freno a mano a un certo punto, non lo so. Non lo so per quale. Tra l'altro tu poi successivamente avevi giocato l'ultima partita in Serie A contro la Juve, Lecce Juve, giusto? In quel campionato. L'ultima giornata, c'era Lecce Juve. Sono venuto a Lecce, sì, sono venuto a Juve, sì, venuto a Lecce, sì. Ed era la tua ultima partita in Serie A, giusto? Esattamente, sì. Anzi, avevo già deciso di smettere io, quindi sinceramente ero già bello al mare, tranquillo, sereno. E poi quando sono andato a giocare a Trieste, c'è stato un particolare, no, te lo racconto veloce. E io ero giù a Lecce in vacanza, tranquillo, con i miei amici, facevo le partite 5-7 contro 7, calcio 8. Ero allenato ogni giorno. Facevo le partite al mare, mi invitavano, quindi con i miei amici, ho fatto una squadra con dei vecchi amici miei, ex, no? Quindi, e andavamo a giocare le partite la sera, di calcio 8, 7 contro 7, poi andavamo a cena e a un certo punto ci fu una partita di Coppa Italia e c'era Lecce Triestina, e siccome nella Triestina c'era allenatore Enzo Ferrari, esatto, e come direttore sportivo c'era il mio amico Giampiero Marchetti, che ha già giocato con me tanti anni alla, esatto, alla Juventus. Esatto. Quel giorno lì, combinazione, la sera, non facevo nessuna partita. E allora ero in ritiro in albergo, in centro a Lecce, dove io avevo un negozio allora, no? A Lecce. E dico, ma voglio andargli a trovare, a salutare Enzo Ferrari, che avevo giocato nel Palermo tanti anni, e poi nell'Udinese è stato allenatore. Nell'Udinese come allenatore. Ho chiamato, mi ha detto Franco, dice vieni a cena da noi, e io sono andato a trovarli a cena. E praticamente vado a cena e mi disse, ma cosa stai facendo Enzo? Mi disse a me, no? Dico, niente, mi diverto. Ma sei più tirato di quando giocavi, no? E dico, sì, perché vado al mare tutti i giorni, la sera gioco quasi tutte le sere, a calcio a 7, dice, porca miseria, guarda che noi a Trieste stiamo cedendo Romano a Napoli. Perché non ti vieni a divertire con noi? Ho bisogno di una persona di esperienza, ti faccio giocare mezz'ala in mezzo al campo. E dico, no Enzo, io ho finito, non me ne frega niente. Dico, no, non c'ho più voglia di giocare, credi che c'ho un negozio qua. Quindi... Dice, no, ma pensaci, sai, noi era il sabato, siamo qui domenica, giochiamo qua, pensaci un attimino. Dice, io se vuoi Giampiero Marchetti, dice, ti contatta, parliamo. Dico, guarda Enzo, dico, non lo so, dico, io devo venire probabilmente, dico, a Udine la settimana prossima perché devo fare delle robe, dico, eventualmente ti chiamo, ci sentiamo per vedere un po', ci lasciamo, io vedo la partita, ci lasciamo così. E io poi là, lunedì, martedì sono andato a Udine e l'ho chiamato, no? Dico, a Trieste. E lui mi disse, guardaci, noi ci alleniamo a Turriato, qua vicino a Re di Puglia, dove, sì, c'è l'aeroporto. Se viene, sì, a trovarci, fa qualche allenamentino con noi. Là. Sono andato lì, ho fatto un allenamento, due, facevo partitina. Stavo bene, sinceramente. È venuto Giampiero Marchetti e mi disse, senti Barone, cacchio, io ti vedo bene. Io ho ceduto... Devo dar via Romano, viene a darmi una mano, no? Dico, vabbè, guarda, ci penso un attimino. No, ci devi pensare subito, mi disse, perché scadeva il termine, perché loro dovevano cedere questo Romano lì a Napoli. Dice, sì, però poi nel frattempo tu sai che col calcio scommesse il presidente De Riu fu messo veramente agli arresti domiciliari, e allora a quel punto lì ci fu un momento di stallo, e io gli dissi, guarda, va benissimo, io torno a Lecce. E poi invece no, ricevetti una telefonata da Giampiero Marchetti, mi disse, guarda Franco, io sono riuscito a parlare con il presidente, mi ha detto, digli al barone di fidarsi che io, quando posso, facciamo tutto con calma. E io mi ricordo che firmai un contratto in bianco con Giampiero Marchetti, no, perché dovevano depositarlo. Certo. E dissi, va bene, vengo, mi sono allenato la domenica e sono lì subito con noi, col Pescara di Gianni Galeone. Figurati. Sì, finì 3-2 per noi la partita, feci due gol anche, quindi penso che sia la partita. E Gianni Galeone, alla fine, che fu allenatore in seconda dell'Udinese, mi disse, ma proprio con me devi essere il gol. La cosa va veramente
È stato questo episodio veramente molto importante. E da lì nacque, poi mi fermai, ci salvammo perché erano meno 5. Sì. E l'anno dopo mi sono fermato anche quell'anno per dargli una mano ancora. È tutto lì. Ecco le mie 2 anni a Trieste. Belli, belli. Tra le varie curiosità che ho letto, che infatti ti chiedo conferma, tu eri il capo degli osservatori della Juve quando ci fu l'acquisto di Del Piero. Assolutamente sì, ma insieme a me c'era Franco Landri. Io andavo sempre in giro con Franco Landri, che purtroppo non c'è neanche più lui. E mi disse, guarda, c'è un ragazzo da seguire che gioca nel Padova e si chiama Alessandro Del Piero. Io sono andato a vederlo un paio di volte quando giocavo nella Primavera. Sai, a un certo punto poi tu sei chiamato anche a dare una risposta importante. Certo. Io e Franco Landri fummo chiamati da Gian Piero Boniperti in sede della Juventus, zona Crimea, che allora non c'era più dalle Resa Federico, ma era zona Crimea. Sì, sì. Ma quell'anno lì ne ho visti tanti di giocatori insieme a Franco Landri, quindi non faccio nomi perché non è il caso. Tu mi hai chiesto di Alessandro Del Piero. Sì, sì. Poi sono andato a vederlo a Padova, ho parlato a Padova, che c'è tanti anni come allenatore. C'era mio amico Cleante Zatto come preparatore atletico, che io avevo avuto come preparatore qui all'Udinese 3 anni. Ciò che adesso non sta bene gli mando la mia tecnologia di una volta di questa di adesso. È incredibile. Allora ti dico, Franco, sì. Noi essendo un sito di fantacalcio, ho letto un sacco di folle, mi sono arrivate veramente. Vero. Devo ringraziare tutti. Addirittura uno mi ha detto: Garrincha, causa stessa, lasciamo stare. E comunque, guarda, ho veramente ricevuto dei messaggi, ho letto, mi hanno fatto veramente tanto, tanto, tanto piacere. Ringrazio tutti, tutti, veramente di cuore. Perfetto, perfetto. Allora, Franco, noi per ritornare al discorso che chiudiamo un po', come noi, come sì. Gli ospiti chiediamo, essendo un sito di fantacalcio, tu, non, come ci siamo detti stamattina, non hai giocato al fantacalcio, ci gioca tuo figlio, quindi sai un po' come funziona. Cosa vuoi sapere? I tuoi top 11. Top 11 vintage e top 11 di quest'anno, compreso l'allenatore. Ah, allora, i top 11 mio di quando ero io... giocatore di Serie A. La difesa è tutta quella dell'82. Ah, apri e chiudo. Ci saluta nel frattempo Francesco Moriero, che si è appena il mio idolo. Altro ragazzino che è conosciuto, insomma, da Lecce, quindi sapete benissimo che è Francesco Moriero. Grande giocatore. È uno dei pochi, io lo invidio, che ha giocato con Fenomeno, veramente. Con Ronaldo, Ma sì. Ronaldo è Fenomeno, quello vero. Quindi... senza togliere niente a quello che c'è adesso a Torino, però per me quello che ho visto fare al Fenomeno è stato veramente eccezionale. Si è collegato anche Antonio Cabrini. Partiamo con la 11. Franco, ti saluta anche Antonio Cabrini, che si è appena collegato. Ah, bene, bene, contraccambio alla grande. Abbraccio tutti con noi, veramente col cuore. Perfetto, andiamo alla top 11, Franco. La difesa della nazionale è quella, Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea. Avevo un dubbio tra Colovadi e Vierchowod, però Vierchowod era anche lui tra i 22, quindi mettiamo Fulvio, vai, perché se no si offende. Mettiamo Colovadi. Ok. Poi metto Falcao e Tardelli. Questo è un 4-2-3-1 per me, Ok, 4-2-3-1. Eh beh, sì. Tardelli e Falcao, i due centrali, 4-2. I due esterni sono Causa e Conte. E Conti, scusa. Perfetto. Trequartista, un certo Zico. E un falso 9, Armando Diego Maradona. Alla Questa è grande. top 11. Forse si offenderà Altobelli, che non l'ho messo centravanti. Però penso che col falso 9 alla Messi, Maradona poteva farlo tranquillamente anche allora. Assoluta. Come allenatore Com'è? Com'è? Allenatore? Nils Liedholm. Perfetto. Per me il barone era barone come me, quindi Nils è Infatti, numero uno. tra baroni ci si intende, insomma. Si intende assolutamente. Andiamo alla top 11 di quest'anno, Franco.
Beh, un portiere nazionale devo metterlo, Donnarumma, ero tra Donnarumma e Handanovic, però metto Donnarumma. Quindi, poi metto un terzino che piace molto, che è Castagnier, quello dell'Atalanta. Sì. Poi metto due olandesi centrali, De Vrij, come volete. De Ligt, sì. Alessandro a sinistra, come terzino. Qui è un 4-3-3. Poi metto il centrocampo della Lazio, il 2, Milinkovic-Savic, Bentancur. Ok. Lui, e poi Luis Alberto, centrocampo della Lazio, a me mi fa impazzire. Quindi. Non ho messo Leiva, però Bentancur per me è il futuro della Juventus, il futuro centrale. Poi davanti, Douglas Costa, se quando sta bene, credo che a me mi fa impazzire. Avaro. Metto il cannoniere del campionato, che è Immobile, e a sinistra un certo Cristiano Ronaldo. Allenatore, Gian Piero Gasperini. Ok. Ti dico a titolo informativo, siccome Alessandro Altobelli l'abbiamo avuto la settimana scorsa, l'ho intervistato io, lui nella vintage ci ricordano che ti aveva inserito nei top 11. Oh, grazie. E che devi fare? Vabbè, certo, ognuno. Allora, il bello di questo gioco è proprio che non ci sono formazioni uguali. Io credo che di due esterni, tra me e Conti, una a sinistra e una a destra, e due e mezzo a campo tra Zico e Maradona, credo che dall'altra parte chi incontrava sta squadra aveva i suoi problemi. E direi assolutissimamente, Franco, assolutissimamente. Direi che, allora, ti rileggo, non ho capito chi è messo a destra nella top 11 di quest'anno. No, è un 4-3-3, Milinkovic-Savic. No, in difesa. In difesa Castagne, quello dell'Atalanta. Ah, Castagne, ok, perfetto. Castagne in francese, come volete. Ok, perfetto, mi mancava Castagne, lui. Siamo Castagne che in francese, quindi è straniero. Perfetto. E Alessandro a sinistra. È un 4-3-3. E due centrali sono due olandesi. De Vrij, come lo volete chiamare. Sì. E De Ligt sono i due centrali. Perfetto. Direi che abbiamo fatto tutto, Franco. Io ti ringrazio per la tua grande disponibilità e per la tua grande pazienza, visto anche il problema tecnico che ho avuto. Ti ringrazio per questa Ringrazio te, Luca, e tutti quanti che mi avete ospitato e tutti gli amici che mi hanno seguito. Un abbraccio a tutti voi. Grazie mille. Ciao. Eccoci, ragazzi, siamo riusciti a portare a termine, per fortuna, la diretta con Franco Causa. Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico che abbiamo risolto. Siamo riusciti a portare anche alla top 11. Ringraziamo ancora Franco Causio per la sua disponibilità e simpatia. Ci sentiamo domani, ragazzi, nei nostri canali social. Non, come al solito, non vi svelo chi saranno i due ospiti di domani. Ci saranno due begli ospiti, un portiere, un attaccante, tra l'altro, ha fatto deliziare più fantallenatori che l'hanno avuto negli anni. Rimanete collegati con noi nei nostri social, diremo esattamente chi sarà domani e a che ora. Un grosso saluto da parte di Luca Di Leonardo. Ah, aspettate un attimo, vi blocco, che mi ha chiesto una diretta al volo un nostro gradito ospite che ci è venuto a trovare tempo fa. Vediamo un po'. Aspettate un attimo. Eccoti! Hey. Che bella sorpresa, Julio! Come stai? Tutto bene, te? Tutto a posto? Sì, bene, bene. Hai seguito la nostra diretta precedente con chi eravamo? No, perché qui oggi c'è un casino politico in Brasile che ho dovuto, per conta del mio lavoro, dare un po' più di attenzione a questa cosa. Quindi meno internet, più lavoro oggi. Eh sì, oggi è vabbè, noi abbiamo avuto adesso, non so se tu te lo ricordi, perché era un giocatore che ha giocato anche a Lecce, Franco Causio. No, forse no, ma è. Ce l'ha Una la band... mia età. No, no, è più grande di te. Diciamo che lui ha giocato
nella Juventus degli anni, fine anni 60, inizio 70, contro Pattoni, Cabrini, Gentile, ha vinto la Coppa del Mondo nell'82 e ha giocato in squadra nell'Udinese con il tuo connazionale Zico. È un'altra categoria, quindi campione del mondo. Capito? Quindi avevamo appunto questa diretta con lui. Prima di appena l'abbiamo salutato, ho visto che c'eri in diretta, ci hai chiesto di partecipare, e io e te l'altra volta non abbiamo avuto il piacere di conoscerci. Io sono Luca Di Leonardo, sono il responsabile di tutto Fantacalcio e mi fa piacere averti avuto adesso in diretta. Ci hai fatto una bellissima sorpresa, Julio. Come stai in questo periodo? Tutto bene, siamo a casa, no? Qui in Brasile. Più che il momento del video, più che altro la politica e tutto quanto, ma è sempre un piacere. Volevo solo salutarvi, devo tornare al mio lavoro. E ti ringrazio tanto, Julio. Lo sai che sei sempre il benvenuto nel canale Calcio. No, ma dai, per me è sempre un piacere. Un grande saluto a tutti e speriamo che tutto questo possa passare. E poi ci riorganizziamo un'altra diretta quando la situazione sarà un po' più normalizzata e ricordiamo ancora i tempi della Roma. Va bene? Perfetto, dai, ce la facciamo. Ti ringrazio, grazie mille del saluto. Un abbraccio. Ciao. Stammi bene. Ciao. Ciao, Julio. Ciao. Eccoci ragazzi, ci ha fatto una sorpresa Julio Sergio, è sembrato bellissimo portarlo con noi in diretta per un saluto, per dargli anche noi un grosso abbraccio. Julio è una grandissima persona, ha promesso che gli organizzeremo un'altra bella diretta, magari entrando un po' più nel dettaglio anche negli anni della Roma. Rinnovo i miei saluti ragazzi da parte di Luca Di Leonardo, dello staff di tutto.